E bello ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissima live. Oggi andremo a fare venerdì 13. Vediamo un po'. Ho già giocato, però so che hanno fatto degli aggiornamenti, però non mi ricordo. Non so bene che aggiornamenti hanno fatto. Adesso ci sto arrivando. Magari domani? Sì, facciamo anche un facciamo anche una live o un video magari su GTA 5 sull'online. Allora, boh. Dai, tu ci metti a trovare un servo. Oh, l'ho trovato. Alleluia. Lo accettiamo. E poi come non voglio dire. Va bene. Ah, mi sono scordato di confermare. Va bene. Ah. Ok. Allora, ok, aspettiamo, vediamo un po'. Was that real? This can't be real. Oh, che cosa?
Vabbè. Allora, sto aprendo Call of Duty. Ora. Allora, tra un po' lo dovrebbe aprire. Non so se si vede. Ah, ecco, ok, non si vedeva per un attimo. Allora. Allora, io vi do un consiglio per quanto riguarda un equipaggiamento che è Warzone 2. Allora, è la Uzi, sì, io ce l'ho a livello 2, non ho sbloccato ancora nulla, come vedete. 0, 0, cioè, questo 1 non si può giocare con il reflex nella, con la Uzi. La Uzi bene tenerla senza mirino. Tutto così, come vedete. Poi la Uzi è molto buona comunque come arma. Poi ho messo in arma, uso l'RPG. L'RPG anche esso è comunque molto buono. Ora qui non l'ho sbloccato ancora. Non l'ho ancora sbloccato però. Poi come specialità, come specialità uso sangue freddo, perché comunque è molto molto buono, perché appunto invisibile a sistemi di puntamento con IA e ottiche termiche, non innesca segnalazioni, massima allerta, quindi è importante. Ok, poi ho il fantasma che è molto molto buono. Eccolo qui. Che praticamente ho già scritto il fantasma invisibile a UAV, droni radar e sensori cardiaci, quindi battito cardiaco. E quelli del battito cardiaco, appunto, il cardiorivelatore non può le. Cioè è inutile a. Cioè non serve a nulla quando uno ha un fantasma. Quindi comunque è anche molto buono. Tracciante, ecco, si sblocca sì al grado 51, ma praticamente serve, lo spiego meglio, che praticamente serve per un nemico, gli spari, è ferito, però vedi che gira l'angolo, non si sa mai, e vedi per terra delle impronte rosse, che è tipo il sangue, comunque vedi le impronte rosse. Quindi puoi fare più attenzione magari a girare l'angolo, perché potrebbe essere lì. Comunque è comoda sta cosa. Ok. Sempre come letale, Semtex, tattico, stimolante, come sempre. E vabbè, andiamo a fare una partita a denaro sporco. Oggi
ho deciso di fare tre partite, come avete visto. Farò tre partite in tre giochi diversi, ovvero ho fatto una partita su venerdì 13 che sono morto comunque, quindi poi un'altra partita con appunto con Cod, che dura tipo 30 minuti solo una partita, e poi andrò su Fortnite, mi farò una partita su Fortnite e poi staccherò la live e comunque vedremo ora. Ora nel frattempo sto aspettando che comparta, magari ci vuole un pochino, che comunque io spero che parta. Non parte più, perfetto. Faccio un altro tentativo per vedere, ma se no cambio gioco, vado direttamente su Fortnite e poi una volta magari farò due partite su Fortnite. No, è iniziato, perfetto. Allora, vediamo un po' qui. Preparatevi allora. Per bene, presto entrerete in azione. Adesso combatteremo per davvero. Un greco. Proviamo con la Damascus. Cosa varie, comunque è buono. Qualcosa. Malloppo. L'obiettivo è semplice. Mettere al sicuro più denaro del nemico. Indica un punto di lancio per il team. Vabbè. Ecco la nostra zona di lancio. Pronti? Sperate che serve a qualcuno. Almeno in alto.
Nemico in discesa nell'area operativa. Nemico in discesa nell'area operativa. Soldato nemico in arrivo! Senza parole con questi aher. Ma veramente tutti e tre aher, cioè questa proprio vabbè. Prende tutti e tre aher. Ce ne vuole pure un altro. Speriamo se la piazzi un... Me ne stia zitto, guarda. Cassa di scorte mancata, recuperiamola! Attesa. Indicare una zona per il recupero. Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo identificato. Nuovo obiettivo identificato. Dispositivo avvistato.
principale raggiunto. Tutte le casse di scorte trovate. Soldato nemico in arrivo! Denaro della zona. Ti vorrei fare una domanda. I rumori li fai sentire alla gente o dici solo nemico in arrivo quando ormai ce l'hai già accanto? Cioè, io voglio saperlo veramente. Boh, li segnalerai tutti dai prima all'ultimo. Spero che soffri di trovarlo. Spero con tutti il piacere. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico in arrivo!
io! Muori te! Non muoio io! Che logica è questa? Non ha una logica questo gioco. Questo gioco, maiala dell'Eva, c'è la stessa logica di Fortnite, ovvero nessuna. Veramente. Boh. Spero che abbia una cecchina, lo spero con tutto il cuore. Anzi, spero proprio che te ti abbia cecchinato uno e il compagno di quello che ti ha cecchinato ti ha ammazzato, guarda, sei proprio contento. Almeno 4 uccisioni sono riuscito a farle. Perlomeno. Almeno queste. Andiamo a fare l'ultima partita, che è quella di Fortnite. E poi finiamo la live. Okay. Insomma, ho già fatto 3 giochi diversi. Ditemi voi quale. Scrivete magari nei commenti se tipo mi piace, aspettate che non sono sicuro, infatti mi piace di più il primo, quindi venerdì 13, bene, porterò di più venerdì 13. Ditemi, ora io metto questa solamente per vedere la volata. Ok, continuiamo. Ok. Ok, chiudiamo. E andiamo su Fortnite. Ok, vediamo un po' adesso quando ci mettete a caricare. Ora vediamo quanto. Dai, apriti! Ah, oh, ok, sta aprendo Fortnite. Tanto che lo faccio
mettere per bene. Ok, così. Eccolo qui. Ok, faccio mettere per bene. Torna se bombare la lucente. Ah, il port simulator. Non posso. Allora. Eccolo qui, bombarlo lucente. La skin, allora questo è il deltaplano, ma la skin in sé per sé è questa. Ora non fate caso allo zenito, è quello del mio, della mia skin, però comunque la skin è questa, bombola lucente, e vedete questo poi c'è il masco artigliere lucente con questo zenito. Questo zenito dell'artigliere lucente viene messo molto spesso con lei, viene messo dietro nel backpack. Poi abbiamo cuor di pietra, bella comunque come skin, anche se secondo me 1500 bucks, un pochino troppo, ma vabbè. Pugnale, sentiamo, pugnale di Cupido, sentiamo il rumore. Che bel rumore, silenzioso. Poi abbiamo fosca fiaba, come comunque una bella skin, dai. Con i suoi stili selezionabili, infatti sia con il lupo sopra che senza. Poi possiamo avere appunto anche questo piccone. Se si compra, chiaramente lo comprate, lo potete avere. Fa questo rumore. Questo è il rumore. Poi abbiamo questa wrap che possiamo scorrere i modelli. È veramente bella. Allora, poi abbiamo Renuvo, che è una skin reattiva, ma non so bene come, forse le luce a loro, probabilmente, non lo so io. Poi punto novità, guarda qui, copertura blaster a glitter. Questo è quello che succede quando attivo l'arma. Non vedete, c'è tipo una pioggia di stelle cadenti e comunque cose varie. Se non sparo anche col pompa, vedete. Possiamo farlo sulla mitraglietta. Possiamo farlo nel cerchino. Nella pistolina. Adesso si vede un po' comunque. Nello sparabende, vedete, questo è quando dai le bende si colora, perfetto. Poi abbiamo fuori di testa, ah, bello, difensore scarlatto, bella come skin, me li rimbalzano. Poi abbiamo fuga furioso. Poi vabbè, qui c'è le sfide del pass da comprare. Qui i pacchetti, sono tornati appunto i pacchetti delle leggende lava. Vabbè, adesso andiamo pure a fare una partita in arena. Speriamo bene, andiamo a giocare. Ok, stiamo entrando e vediamo un po' che partita viene, non so.
Allora. Dai, dai! Per chi volesse sapere la mia sensibilità, è questa. Vedete, 46,3 a 6Y, sensibilità appuntamento 30,4%, sensibilità mira 39,4%, io mi sono non 100. Io salvo perché l'avevo cambiato, se sbaglio. Andiamo a Borgo, va. Magari riusciamo a fare qualche uccisione. Cioè, io spengo la live anche, cioè, anche se muoio subito, cioè, comunque per fare una partita. Non è nulla, ma non è la cosa migliore. Fede, ora non posso. Non avevo armi. Vabbè. Comunque è stata una bella partita e come sempre. Bella!